Nuova rotatoria di Villa Olmo, lavori annunciati, poi rinviati e ora si cambia di nuovo. La scorsa settimana la ditta incaricata degli interventi ha iniziato il tracciamento della futura rotonda, ma del cantiere ad oggi non c'è ancora alcuna traccia. Nei giorni scorsi, inoltre, l'amministrazione comunale aveva fatto sapere di voler realizzare un rondò provvisorio prima del passaggio a Como del Giro di Lombardia, previsto per sabato 8 ottobre. Anche in questo caso, però, sono passati oramai giorni, nessun segno evidente. Ora dunque arriva il cambio di rotta. I lavori per la futura rotatoria inizieranno lunedì, spiega l'assessore alla mobilità di Palazzo Cernezzi Enrico Colombo, che aggiunge: partiremo direttamente con il nuovo rondò, senza crearne uno provvisorio. Infine, in questi giorni di caos e disagi alla viabilità a causa della ripresa del cantiere sull'autostrada 9 Lenate Como Chiasso, l'assessore sta ipotizzando di far svolgere all'impresa i lavori nelle ore notturne. È un'opzione che vorrei proporre alla ditta, dice Colombo. Lavorando di notte, il cantiere non creerebbe disagi alla viabilità vista la concomitanza con i lavori in autostrada. La speranza è dunque che l'ennesimo cantiere aperto in città non vada ad influire sulla viabilità già a rischio collasso.